Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. È previsto per oggi un incontro nella Procura di Paola tra Lega Ambiente e Comitato per la Verità sulle Navi dei Veleni, il procuratore capo Bruno Giordano e l'assessore all'ambiente Silvio Greco, per fare il punto sulle indagini relative allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi in mare. 3 quintali di frutta venduta abusivamente sono stati sequestrati a Scilla dalla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni. L'attività delle Fiamme Gialle ha consentito di scoprire 4 venditori ambulanti che ponevano in vendita i loro prodotti evadendo totalmente le imposte e senza le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie. La merce è stata donata in beneficenza. Oltre 4 tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati scoperti dai carabinieri di Vibo Valenza in località Maiata, a pochi passi dalle abitazioni e dalla piscina comunale, dove su un vasto terreno demaniale di 2000 metri quadrati da anni veniva scaricato ogni tipo di rifiuto speciale, sequestrata l'area ed avvisate le autorità competenti per la bonifica. È stato presentato nel salone di rappresentanza del comune di Cosenza il Memorial Mario Cozza Tennis Open, torneo nazionale arrivato alla sua 12ª edizione. Il direttore sportivo Marcello Nisticò, dal 18 al 27 settembre, annuncia: vedremo sul campo in terra battuta dell'associazione Vittoria le migliori racchette del meridione. Dibattito pubblico a sostegno della mozione Bersani a Cosenza. Al tavolo il presidente della provincia Mario Oliverio sostiene: la vera sfida del cambiamento si vince se si mette in campo un'efficace azione riformatrice che per essere credibile deve essere incisiva e concreta. Lo scopo dell'incontro con gli elettori è quello di mantenere un confronto. La provincia di Crotone c'è, e questo è il messaggio che il presidente Sanazzurro ha voluto mandare al resto dell'Italia ospitando per qualche ora la Coppa del Mondo nel Palazzo dell'Ente. L'esposizione del trofeo vinto dalla Nazionale di Calcio ai Mondiali di Germania 2006 è stata, secondo Zurlo, un momento lieto per tutti. È stata illustrata stamattina presso la Casa della Cultura di Crotone il mese itinerante dell'anziano e il secondo convegno sulla giornata mondiale dell'Alzheimer. La rassegna prevede una serie di incontri con diverse tematiche a partire da Melissa il 18 settembre per poi proseguire a Mesoraca il 23, Crotone il 25, Santa Severina il 28 e Casabona il 29 settembre. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Calabria ha mandato in tilt la viabilità. Nel primo acquazzone autunnale a risentirne di più sono le città di Cosenza e Vibo Valenza. Strade allagate, tombini e cunette piene di fogliame che non riescono a far defluire l'acqua, provocando forti disagi non solo alla circolazione automobilistica ma anche pedonale.